Mi chiamo Paola Colasanto e sono la referente del punto informativo dell'associazione Articolo 10 Onlus. L'associazione brevemente si occupa di apprestare tutela a donne e famiglie straniere, in particolare richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria. Le attività sono variegate. Tra diciamo, le attività principali dell'associazione c'è l'attività di orientamento che svolgiamo all'interno di uno sportello attivo dal settembre 2016. Proprio all'interno di questa attività in particolare siamo venuti a conoscenza della moltitudine di ostacoli, spesso corrispondenti a condotte discriminatorie di cui queste persone, che queste persone incontrano nel loro cammino di inclusione sociale all'interno del territorio di appartenenza. Pertanto, quando abbiamo saputo abbiamo letto della possibilità di candidarsi come punto informativo, abbiamo partecipato al bando e poi svolto il corso di formazione. Questo corso è stato di alto livello, abbiamo potuto comprendere effettivamente come individuare al meglio la discriminazione, che non è assolutamente una cosa agevole. Infatti la legge è molto chiara riguardo alle fattispecie che possono rientrare nelle condotte tutelabili. Pertanto la nostra attività, che di consueto è svolta a favore di queste persone, continua, rafforzata però dal fatto di essere appunto parte di una rete istituzionale di fatto, con un medesimo obiettivo, che è quello di tutelare situazioni di discriminazione. Okay. Nella categoria di straniero cittadino non comunitario, che è il nostro utente, il nostro target, le discriminazioni principali sono quelle etniche. Normalmente ci troviamo di fronte a pratiche razziste, perché questo è il termine da utilizzare, soprattutto quando si tratta di accesso al mercato del lavoro. Sono molto velate, non dette, per questo è difficile intercettarle, però di fatto è difficile per una persona, ad esempio dai connotati africani, spesso entrare nel mondo del lavoro in maniera paritaria ad un'altra persona. Le donne spesso subiscono delle discriminazioni in ragione della loro condizione di gravidanza, quindi spesso sono escluse dal mercato del lavoro oppure dai corsi professionali perché non possono accedervi in tale condizione. Il titolo di soggiorno per le persone non comunitarie rappresenta spesso anche un vero e proprio fardello, nel senso che è molto facile perdere i requisiti per chiedere ad esempio il rinnovo di determinati permessi di soggiorno, e questo capita spesso a persone che in Italia vivono da moltissimi anni, quindi non si tratta soltanto di chi è appena arrivato. In altre circostanze, chi è appena arrivato incontra difficoltà, proprio nell'accesso alle procedure, di regolarizzazione, e questo è, sono le principali. Abbiamo anche incontrato situazioni in cui le persone non sono state debitamente informate rispetto ad alcune clausole contrattuali, banalmente per ragioni quindi linguistiche, quindi in questo caso sono condotte ancora differenti, e tante volte quindi si sono impegnati in non consapevoli, hanno sottoscritto degli impegni che poi li hanno resi di fatto ai margini, li hanno portati ai margini della società, e uscire da quella condizione di esclusione sociale, possiamo assicurare come associazione che si occupa di questo target, è davvero quasi, non dico impossibile, ma se non sostenuti è davvero difficile, perché la povertà non ti consente di avere il tempo di pensare, hai il tempo solo di mangiare, banalmente, questa è una cosa di cui tenere conto.